In un momento di rifondazione totale, come se non bastasse il rifiuto di Totti del ruolo di direttore tecnico, arriva l'ennesimo fulmine nel temporale Roma. Loris Karius piace giallorossi come sostituto di Olsen. Buongiorno ragazzi, sono Simoncino Giallorosso ed oggi volevo parlarvi di questo possibile colpo che però mi auguro non vada mai in porto. Ma prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale e anche un'iscrizione su Instagram simoncino_giallorosso. Spero rimanga solo uno dei tanti nomi messi in giro dai giornali e che non venga realmente alla Roma, anche se c'è una caratteristica, un piccolo dettaglio, che mi spaventa veramente tanto: il fatto che Fonseca cerchi un portiere abile con i piedi che sia in grado lui stesso di impostare l'azione. È il fatto appunto che Karius abbia dei piedi abbastanza educati per fare il portiere e che comunque sia in grado di impostare l'azione, un po' come faceva Klopp a Liverpool. Purtroppo per lui però in porta si gioca con le mani e questo il portiere tedesco pecca tantissimo. Ve ne parlai già dopo la semifinale di andata Liverpool e Roma che finì 5-2 per loro, che per me lui era inadatto a fare il portiere titolare del Liverpool, che poi probabilmente si sarebbe dovuto giocare la finale contro il Real. E infatti poi il tempo mi ha dato ragione, perché quelle due papere clamorose in finale sono una macchia indelebile della sua carriera calcistica. Il Liverpool lo ha venduto dopo l'acquisto di Alisson, l'ha venduto in prestito al Besiktas per rivalutarlo. E invece si è svalutato ancora di più di quello che già era riuscito a svalutarsi dopo quella finale disastrosa. Tant'è vero che il Besiktas per molto tempo neanche gli ha più pagato lo stipendio e lui si è dovuto rivolgere alla FIFA per sistemare la questione. Passiamo al capitolo Olsen, che partirà sicuramente, andrà in Inghilterra, c'è il Watford che lo aspetta, oppure altre squadre, magari anche minori. Molti lo hanno messo in croce fin da subito. È vero, non è il portiere dei sogni, non è il nuovo Alisson, non è Szczęsny, non è niente di tutto questo. Però non è che se non siamo andati in Champions è colpa di Olsen. Ha fatto qualche errore di troppo? Sì. Io non so se non comunicava con la difesa, c'era qualche problema evidente, perché comunque la faccia di Manolas molto molto stufa dopo l'errore con il Napoli simboleggia qualcosa di importante. E infatti la giornata dopo c'è stato il passaggio di testimone in porta tra lui e Mirante. Quindi qualcosa di evidente è successo. Probabilmente non si trovava bene con la linea difensiva, lo capisco, ragazzi. Lo hanno messo in croce tutti, mi dispiace per lui perché comunque è un buon portiere che purtroppo partirà. Karius per me è molto molto peggio. Comunque gli altri due nomi sono Paulo Lopez del Betis e soprattutto Lopez, quello del Lione portoghese, che con noi fece il mostro qualche anno fa quando giocavamo ancora con Spalletti in Europa League. Io Lopez del Lione lo vorrei assolutamente, Anthony Lopez, scusate, la pronuncia esatta sarebbe questa. Lo vorrei perché comunque è un grandissimo portiere, bravo anche lui con i piedi, che sta crescendo piano piano con il Lione e ha ancora almeno 7-8 anni di carriera davanti, quindi per me sarebbe veramente un grandissimo colpo. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.